Anticipazioni tempesta d'amore. Mercoledì 9 settembre 2020. Lucy è molto turbata dagli eventi recenti e Bella cerca di starle accanto come può. Nel frattempo, perso nel suo dolore, Paul corre disperatamente presso il luogo in cui lui e Romy si sono sposati. Fa molto freddo, ad un tratto sfinito il ragazzo cade a terra sbattendo la testa. Quindi perde i sensi. Nadia dice a Tim che Franz è una bugiarda, non ha una relazione con Dirk. Il giovane Dejan così sospetta che la nipote di Margit abbia agito per gelosia. Più tardi la Holler incrocia nuovamente la sua antagonista e non esita a stuzzicarla, alla giovane donna saltano i nervi. Natasha vuole disperatamente fidarsi di Michael e spera che quando la dinamica legata alla morte di Romy sarà stata chiarita, il suo amato comincerà a riprendere in mano le redini della propria vita. Poi però sorprende di nuovo Michael intento ad assumere psicofarmaci e preoccupata lo affronta a muso duro.